Stop ai doppi turni per i 120 allievi del biennio del nautico Cristoforo Mennella, che hanno finalmente una struttura a loro completa disposizione. Il sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, ha infatti inaugurato questa mattina la nuova sede del biennio dell'indirizzo nautico dell'istituto, ubicata nel comune di Casamicciola. L'ente di Piazza Matteotti ha acquisito un nuovo immobile nei pressi del porto, in località Rampe Paradisiello, denominato Plesso San Severino, di proprietà del comune. L'edificio si trova quindi in una zona centrale, ben collegata anche con gli altri comuni dell'isola d'Ischia. La cerimonia si è svolta alla presenza, tra gli altri, del consigliere metropolitano delegato alle politiche scolastiche Salvatore Pace, della dirigente scolastica del Mennella Giuseppina Di Guida, del sindaco di Casamicciola Giovan Battista Castagna e delle autorità civili e militari. La struttura, già originariamente destinata a scuola materna statale, è dotata di 6 aule didattiche, di un ampio atrio di accesso e di un'area esterna per lo sport. L'acquisizione del nuovo plesso segue la dismissione della vecchia sede in via Colonna ad Ischia, utilizzata dalla città metropolitana sulla base di una locazione da proprietari privati, che era stata dichiarata inagibile all'inizio dell'anno, costringendo così gli studenti ad effettuare doppi turni presso altre strutture. Restano per ora nelle loro sedi sia il triennio del nautico, ospitato in un edificio a forio, che gli altri due indirizzi del Mennella, ovvero il turistico e il tecnico, per un totale di circa 650 alunni. La città metropolitana sta tuttavia lavorando ad un programma di razionalizzazione degli istituti scolastici su tutto il territorio dell'Isola Verde. È stato un grande lavoro di squadra, ha affermato il sindaco De Magistris, che all'arrivo è stato accolto dagli allievi del nautico che lo hanno accompagnato nella visita lungo il molo della splendida baia prima di raggiungere la scuola. Mi sono assunto la responsabilità, da quando sono sindaco della città metropolitana, di sbloccare fondi che nessuno voleva fare perché bloccato da vincoli normativi e finanziari. Noi abbiamo fatto prevalere l'applicazione della Costituzione repubblicana, me ne sono assunto personalmente la responsabilità, oggi a Casamicciola, domani ci auguriamo a Forio, ieri ci troviamo a Marano, tra qualche giorno in un'altra città. Credo che abbiamo messo in campo il più imponente investimento economico sull'edilizia scolastica della città metropolitana dal dopoterremoto ad oggi.